Bravo, hai capito benissimo. Questo si vede bene. Bisogna studiare e sottrarre le sue cose. In italiano ovviamente si respira. In qualsiasi lingua si respira. Lui invece non respira. Quindi, parla nella sua lingua, invece qui bisogna adattare. E tra l'altro c'è anche un altro problema. Mentre l'inglese è molto corto e l'italiano è più lungo, quindi lui parla leggermente più lento, ma per dire le stesse cose che dice lui in originale, in italiano la frase subisce un allungamento di almeno il 10-15%, perché ovviamente l'inglese è più corto della traduzione. E bisogna anche conservare la sua flemma, perché lui è un personaggio flemmatico. E quindi dobbiamo far stare tutto in quelle battute che lui dice, quindi in quel tempo di apertura e chiusura della bocca, e cercare di rendere la sua ironia senza snaturare l'originale e dicendo quello che dice, perché non possiamo cambiare dialogo. Tant'è vero che poi vi spiegherò una polemica che c'è stata per i primi 8 episodi. Quando abbiamo fatto il provino, i direttori di doppiaggio erano disperati, perché ovviamente trovare una voce che avesse quell'ironia, o trovavamo una voce che recitava veloce ma non avevano l'ironia fuggente e tagliente di Sheldon, o trovavo una persona magari fuggente e tagliente che però non aveva quella dell'avvocato. Finché a un certo punto mi hanno chiamato, la maglia di Pia, ero in proprio nei cartoni animati più disparati, perché mi hanno collo, ero in mezzo con la testa, e ti dico di più, chiami i cartoni animati a non farli, ma i miei cartoni animati mi hanno aiutato molto, perché lui essendo un cartone animato di tempo, mi ha trovato che se sono andati facili per farci Sheldon, cioè stranamente la sua difficoltà non ho problemi al provino. Quindi quando ho fatto il provino su Sheldon mi hanno curato molto la parte recitativa, però sono potuto andare avanti perché avevo la velocità vocale per i cartoni animati che non respirano, mentre i colleghi in quel momento non c'è bisogno di respirare. E quindi l'America, quando ha sentito il provino, ha detto lui, cioè, perché ovviamente non viene scelta dalla produzione italiana la voce di un prodotto, di solito viene scelta dalla produzione che lo commissiona, quindi se è un telefilm americano l'America, se è un cartone giapponese in Giappone non sempre, però adesso quindi diciamo che tra l'altro è scelto c'è un nesso per la vita evitata dai cartoni, però è più difficile doppiare, cioè, assolutamente, perché devi rendere la sua ironia e la sua flemma, perché di solito quando uno diventa cattivo devi trovare la dimensione di fare un cattivo o un altro, perché non è uno psicopatico, ma una persona che ha dei vizi e delle manie, e quindi trovare il modo di dargli quelle manie in un modo flemmatico ma veloce è stato un po' complicato. Molte sfaccettature, battute a raffica. Sì, ma quello dice sempre, stranamente, il Naruto è molto simile, perché anche lui è molto ironico. È un personaggio molto ironico. Naruto è divertente e secondo me piace molto, poi questa è una mia opinione personale, perché Naruto ha una sfaccettatura a tutto tondo, cioè nel senso che lui ha mille facce, mille volti, mille interpretazioni, non è solo un personaggio eroico, non è noioso, non è solo eroico, lui addirittura piange, si dispera, è cattivo, è ironico, è buono, è divertente, è comico, cioè è un amico fedele, corre dietro a sé, e ha dei buoni e dei cattivi lati, come gli esseri umani, per questo secondo me poi piace. Però per dirla come sa, è anche una testa quadra. Ed è una testa quadra, sì. E quindi ho trovato delle cose molto simili nei personaggi, quindi quando poi mi hanno chiamato, perché avevo detto che non ci credevo, devo dirti la verità, dico, non è possibile, poi non la conoscevo, non avevo ancora capito di che si trattava Big Bang, perché non avevo ancora bazzicato nei siti internet, non mi ero reso conto del successo della serie. Quando poi ho capito perché mi hanno scelto, perché venivo da un aiuto così grande, mi ha mandato questo cartone animato, se no credo che nemmeno io avrei mai potuto fare scelto. Naruto è una grande palestra, e io lo ringrazio. Salvatore, vai! Visto che sei così bravo a passare da Naruto a Sheldon, grazie. Ci vuoi fare il Rasengan? Sì. Come lo vuoi però? Normale? Come preferisci? Allora lo faccio là. Aspetta, facciamo uscire da loro, che dicevano? Al forno con le patate. Al forno con le patate. Lo faccio così. Va bene. Allora, c'è ancora Naruto? No, c'è un'altra domanda prima, vai.
volevo farti insomma due domande. Sì. Allora, come no. vivi il tuo rapporto con i personaggi che doppi? Nel senso, come trovi, se trovi facile o difficile insomma entrare nel personaggio che doppi, o se usi qualche tecnica per entrare nel personaggio? Sì. E poi insomma, visto che tu sei Naruto originale, ce lo dici alla fine se ti metti con Sakura Kodinata. E meno male che mi hai chiesto Sakura Kodinata, perché a volte mi chiedono Sasuke. Allora, per risponderti a questa domanda ti faccio un piccolo cappello. E il nostro lavoro è non è solo il doppiaggio, è il doppiaggio è una branca dell'attore, cosa che magari la gente a volte non ricorda, pensa soltanto che magari per fare questo lavoro ci vuole soltanto una voce particolare o una bella voce. Quindi, quando entri ed esci da un personaggio, l'importante è non dimenticarsi mai di interpretare e copiare, interpretando in italiano, quello che ha fatto il doppiatore originale. Giustamente. Molto spesso si dice questo, che il doppiaggio italiano è più bello perché migliora il prodotto. Non è sempre vero. Anche se devo dire la verità che noi veniamo da una scuola di artigianato pregiato, il doppiaggio italiano è una è un cuore che palpita differente da altri cuori in altre regioni europee. Detto questo, ti dico, per entrare in scena un personaggio deve ricordarsi di essere un attore e dimenticarsi di essere un potenziale quando sono lì davanti, perché se non faccio dimenticare me stesso, ovvero non annullo la parte di me stesso, non posso fare un ottimo lavoro e non posso dare un ottimo lavoro a chi ascolta, perché l'importante è riuscire a entrare dentro di lui e dare cuore a quello che lui fa. Se non fai questo, non c'è niente da fare, rimani in un oblio dove non riesci a convivere con il personaggio. Se invece annienti te stesso, nonostante le tue sensazioni, perché noi lavoriamo con le emozioni, se io vado a un turno, si chiama turno di doppiaggio, sono solo tre turni da tre ore, se io non dimentico me stesso, non c'ho i miei problemi, metto la mia famiglia, magari i miei problemi personali, il doppiatore si sente che è finto e che non entra, e quindi percepisce l'auto di lui. Molto spesso leggo nei blog, ah no, non mi piace quella voce, perché, e molto spesso è vero, perché magari il doppiatore sta facendo una cosa contro voglia, dove uno si sente distribuito bene, oppure c'è una giornata che non va. Noi ci dobbiamo ricordare, quando andiamo lì, dobbiamo dimenticare noi stessi, cioè usiamo noi stessi ma per fare qualcos'altro. Questo è l'importante. Se riusciamo a fare questo, spero di fare un ottimo prodotto. Ok, Leonardo, io ti chiedo una cosa particolare, puoi dirmi un allora, anche Naruto, facciamo una cosa tipo stile Iene, facciamo un'intervista doppia a Leonardo e Naruto, ok? Proviamo? Ah, questa è la sua voce, perché prima... Allora, Leo, una colpista, applauso anche alla maglietta, perché mi sembra doppia. Allora, questa funziona così, io faccio, perché noi non ci siamo preparati niente, stiamo facendo tutto adesso. Allora, non è vero, allora, facciamo così, no è vero, però fa ridere se diciamo che non è vero. Facciamo così, io faccio una domanda, tipo stile e nome, cognome, tu rispondi per tutti e due. Per tutti e due. Tanto lei ormai è cartone animato vero e proprio diventata, si è trasformata in... Proviamo? Nome. Prima tu, sì. Nome. Leonardo Graziano. Sempre tu. Naruto. Ok, okay. La voce Zumaki. Sì. Naruto Zumaki. Se mo ti dico cognome. Io dico Graziano e lei dice